Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Questo è il secondo video dedicato alle emozioni. Nel primo video ho parlato dell'emozione, della paura, che metterò il link qui sotto in descrizione. Come in tutta la serie di questi video, vedremo le emozioni dal punto di vista occidentale e orientale, seguendo i canoni della medicina cinese, e come gli oli essenziali possono aiutare dal punto di vista biochimico ed energetico per equilibrarle. Oggi parleremo della rabbia. Come ogni emozione, anche la rabbia ha una sua funzione nel vivere la vita. Questa emozione risiede nell'istinto di difendersi per sopravvivere nell'ambiente in cui ci si trova e nel rispondere a un'ingiustizia, a un torto subito o percepito. L'espressione della rabbia è individuale. Alcuni la interiorizzano vivendo una sorta di rancore e frustrazione, altri sfogano con comportamenti o parole molto spesso non adatti, altri pensano costantemente alla situazione che genera ira, mantenendo questa emozione sempre viva. Nella medicina cinese la rabbia ha diverse connotazioni. È un impulso all'espressione di sé così forte da superare ogni istruzione. La parola chiave che armonizza la rabbia è adattabilità. La flessibilità attuando le migliori strategie e le scelte ottimali per la nostra crescita. L'energia della rabbia può essere trasformata in creatività, che è la capacità di organizzare efficacemente i propri sforzi, seguendo il percorso della nostra vita. Quali sono gli oli essenziali più adatti per aiutarci nella gestione, nell'armonizzazione dell'emozione della rabbia? Generalmente si consigliano gli oli estratti dalle erbe che hanno proprietà energizzanti ed equilibranti e sono ottimi nella gestione delle emozioni come la collera e la frustrazione. Ora voglio consigliarvi tre oli essenziali che amo molto e che possiamo utilizzare appunto per armonizzare questa emozione. Per il senso di soddisfazione, il rosmarino, per quello che non abbiamo fatto o quello che non abbiamo saputo conseguire. Tratta il senso di frustrazione che a livello fisico può dare dei segni somatici come la costrizione diaframmatica o tensioni al collo. Per favorire l'adattamento, il limone. Favorisce l'adattamento all'ambiente e anche a nuove circostanze, eliminando i pensieri bui, negativi. Per liberarsi dalle catene che ci costringono, il lemongrass disperde la rabbia, libera dalle catene psichiche, aiuta a staccarsi dal passato. È indicato nei momenti di oppressione, quando ci si sente bloccati o costretti. Grazie per essere arrivati fino a qui, iscrivetevi al canale, mettetemi un bel mi piace al video e commentate qua sotto. Al prossimo video sulle emozioni. Ciao a tutti!